Benvenuti, oggi ci immergeremo in una preghiera che promette di svelare un potere straordinario. Una connessione diretta con Dio e una fonte di speranza in tempi di bisogno. Quando ci si sente sopraffatti dalle emozioni, dalla tristezza o dalla confusione. La preghiera è un elemento fondamentale, può diventare un rifugio emotivo e spirituale. La preghiera può creare uno spazio di tranquillità e riflessione interiore, aiutando a trovare serenità e pace mentale. Ci si rivolge a Dio che offre sostegno e incoraggiamento. La preghiera ci permette di esprimere sentimenti, paure e speranze per qualcosa di più grande di se stessi. Pregare può rinnovare la fiducia e la speranza per il futuro, offrendo un senso di prospettiva e forza interiore per affrontare le difficoltà. Cosa significa per te pregare? Come ti senti dopo aver pregato? Raccontaci la tua esperienza con la preghiera qui sotto nei commenti. E se non sei ancora iscritto al canale, metti un mi piace in questo video, clicca sul pulsante iscriviti ed attiva la campanella per ricevere le notifiche per ogni nuovo video. La preghiera è un elemento fondamentale di molte tradizioni spirituali. Questa preghiera in particolare è conosciuta per il suo potere miracoloso. Scopriremo insieme cosa rende questa preghiera così potente. Affrontiamo insieme questa straordinaria esperienza di fede e di invocazione divina. Benvenuti nel canale Dio nel cuore. Preghiamo insieme affinché la tua voce e la voce di tutti possa arrivare al Signore e donarci pace, amore e conforto. Grazie per essere qui a pregare con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, fonte di luce e di speranza, ti invochiamo in umiltà e devozione. Accogli le nostre parole sincere, concedici la tua grazia e la tua protezione. Illumina il cammino della nostra vita, guidaci attraverso le tenebre e il dolore. Rendi forte il nostro spirito, e donaci la pace in ogni cuore. Con la tua compassione e il tuo amore, affrontiamo le sfide di ogni giorno, donaci la forza di perdonare, e vivere in armonia, senza rancore. Ascolta questa preghiera umile, che sale a te con fiducia e amore. Mostraci il tuo potere miracoloso e sostienici nelle prove che incontriamo. Concedici la forza di perdonare coloro che ci hanno ferito, ispiraci a diffondere gentilezza e compassione nel mondo. Dona conforto a chi soffre, guarigione a chi è malato, e conforto a chi si sente smarrito o solo. Sii la nostra roccia, il nostro rifugio sicuro, illumina il nostro cammino quando si perde tra le tenebre. Dona speranza a chi è privo di essa e fai fiorire il coraggio nei nostri cuori, aiutaci a scoprire il potere miracoloso nascosto nella tua infinita misericordia. Ti ringraziamo per la tua presenza costante, per i tuoi doni di grazia e guarigione. Guidaci sempre nel tuo amore eterno, o Dio, fonte di pace, luce e unione. Ti ringraziamo per la tua presenza costante, per il tuo amore senza limiti, e per questa opportunità di connessione e di invocazione. Che questa preghiera sia una testimonianza della nostra fede, e possa portare pace, gioia e guarigione in ogni direzione. Amen. La potenza di questa preghiera risiede nella sua umiltà, nella richiesta di guida e protezione divina. Esprime un desiderio sincero di conforto e forza durante momenti difficili, chiedendo chiarezza e pace mentre si affrontano le sfide quotidiane. La preghiera evidenzia la compassione e l'amore divino come fonte di supporto nel perdonare e superare i sentimenti di rancore, invitando alla serenità interiore e all'armonia nelle relazioni. Chiede la manifestazione del potere miracoloso di Dio per affrontare le prove incontrate e per essere guidati costantemente dall'amore eterno del Creatore. La preghiera dimostra una profonda gratitudine per i doni di grazia e guarigione che si spera possano fluire nelle vite di coloro che la recitano. La sua potenza risiede nella fede, nella speranza e nell'invocazione della presenza costante e amorosa di Dio, quale fonte di pace, luce e unità. Ecco a te, una bellissima preghiera che cela un potentissimo effetto miracoloso. È giunto il momento di aprire il nostro cuore e liberarci da tutti i pensieri negativi che ci perseguitano.
Scrivici un commento qui sotto se anche tu hai apprezzato questo momento di preghiera. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio di fede chiamato vita. E se non sei ancora iscritto al canale, metti un mi piace in questo video, clicca sul pulsante iscriviti ed attiva la campanella per ricevere le notifiche per ogni nuovo video. Che il Signore possa accogliere le tue preghiere nel suo cuore ed illuminare il tuo cammino. Amen.